Oh, fra. Io se ti disturbo, ma ti ha mai scritto un certo. No, non lo so, zio, giuro. Cioè, mi sono tratto un messaggio pieno di insulti. Signore, è tutto vero! Ciao a tutti, ragazzi, siete Zecchero, signori. Siamo tornati qui, spero mai, sul mio canale con un nuovo. Quindi, zio latticino, prima cosa, spolliciate. Inoltre, vi ricordo anche di iscrivervi qualora non l'aveste ancora fatto. Perché no, attivate anche la campanellina. Ma come sicuramente avrete letto dal titolo. Quest'oggi abbiamo da divertirci, raga, da un po' che mi mancavano sti messaggi. Perché prima di entrare in game, adesso io ogni tanto mi capita di leggere messaggi e quant'altro. Io cerco sempre di rispondere a più persone possibile, anche se non sempre ce la faccio perché siete tanti. E per l'amor di Dio, questa cosa mi fa molto molto piacere. Però ho trovato, allora, questi due messaggi promettono benissimo. Oscurerò il nome per una questione di privacy, perché non voglio magari che poi arrivino degli... Io la prendo come cosa simpatica, ci rido sopra, raga, per me della vita sono altri, non ha senso prendersela per queste cose. Però ci tenevo a condividerlo con voi, che magari poi ne prendo spunto. Se dovessero fare una best parte audio, la dedichiamo anche. Ciao Eze, sono un tuo grande fan. Ti seguo dai 100k, attiva una partita su Rainbow. Ti seguo da troppo, solo qualche partita. Risp. Perché non risp? Perché non risp? Cazzo, sei solo montato, non ti costa. Giocare con me che schifo. Vabbè, oh, è passato da elogiarmi all'odiarmi. Sei uno sfigato, neanche diamante, impara a giocare. Ti vengo a... Ficcare, usiamo termini un po' più... Ma frate, ma ha scritto veramente così? Ma se manco col cannocchiale ti si vede il bastoncino fino. Frate! No, raga, sto male. Devi dare un premio Nobel, giuro. Sei un grande... Io spero che lui... Adesso faccio leggere a mia sorella. No, è andata fuori. Guarda, ti va pure bene che non è in casa mia sorella. Signori, fatto questo, adesso sono curioso di inserire il suo DPSN sul sito di Rainbow Six, appunto, per vedere che grado è. Guarda come flan. Oh! Argento! Ah, fratellino! Sembra di essere su Scherzi a parte, oh. Signori, entriamo in game. È uscita la mappa Chalet. Pacca, ma no, adesso. Mi devo impegnare un botto, raga. Concentratissimo con Ciccio Maverick. Beh, perché ti giuro che se faccio la parità della vita gliela dedico. Come vedete, io ci rido, ci scherzo su. Non me la sono minimamente presa perché è stata poi simpatica come cosa. Cioè, ci mancherebbe altro, anzi. Grande bro. Io spero che possa guardare il video. Gli mando un salutone. Non sembra avere una grande squadra. Ce n'è uno, eh. Ce n'è uno a sinistra. Ok. Sotto stanno. Qui ne sento uno. Easy bro. 3 contro 3. Ce n'è uno su scale. Queste cuffie fanno la differenza. Aspetta che provo a vedere se con il drone c'è qualcuno anche in corridoio. Sai che potrebbero essere tutti in inside, raga. Dove sono? Dai, raga, che tanto siete tutti utili come arrivare in inverno. Ma con chi sto giocando? I Teletubbies. Raga! Mi sento uno? Mi hanno anche individuato chi è la CIA. Io non mi ricordo neanche più dove stanno le cam qua. Oh my god. Si vede che non gioco da un po'. Nel dubbio direi di cantare Yuri, Yuri. Facciamo il buchino. Sente che ha preso spunto. Chissà da chi ha preso spunto. Oh, basta, qua mi individuano tutti. Non ho una sensazione positiva per questo round. Provo a flancarla, ma... Lo sapevo. Chi è Jäger quello là? Mi butto, eh. Per forza di cose. Uno, due. Attacco! Ti ho ucciso! Cioè, vabbè, quest'altro qua ci ha rinunciato. Mettiamo subito le cose in chiaro. Mettiamo le cose in chiaro! Ti devi buttare nella mischia! Provaci! Ma che vada, perdi, ma se non ci provi, hai già perso in partenza, zio. Secondo round, vai! Allora... Non abbiamo iniziato come dobbiamo iniziare, ma... La partita è lunga, guys. Let's go. Ace is back. Non riesco manco a beccare i droni. Faccio la botola al volo. Comunque questi qua contro sembrano avere delle tattiche tutte loro. Ma siccome è un gruppo, Perché non si muovono singolarmente, ho visto. Poi magari è solo una mia sensazione, ci mancherebbe. Però secondo me sanno il fatto loro, vedi? E la madonna. Ma chi è sto qua? Bolt? Come... Con la granata. Con le bombe. Minchia, le zizzone, oh. Dove stanno? Ragazzi. No, questi qua sono... sono un team per forza. 3 contro 3, ma che è successo? Vedete, loro non stanno pushando, flancando dai soliti corridoi. Hanno delle tattiche. Scusa, ma qua... Ma dove sono morti tutti allora? Se qua è chiuso. Ultimo nemico rimasto. Madonna, raga! Cristiano Ronaldo mi chiede l'auto. Manco lui c'ha sti riflessi. Fratello, se mi pianti la coccinella nell'occhio ti vado a terra. Giuro! Non so come l'ho preso. Non vorrei fosse là in fondo da Valkyrie. Sapete cosa vi dico? Io provo a fare una giocata. Ok, come non detto. Pensavo fosse qua dietro, non era lì, dove stava? Ah, da Valkyrie. Completamente. Ma ve l'ho detto che questi qua giocano in un modo strano. Se prima abbiamo preso Maverick, lo prendiamo ancora perché è vero. Oh, si caga addosso, fra. Dai che se ti becco un wallbang. Mi tolgo i pantaloni, beh. Tanto non ti beccano mai wallbang, zio.
Però ti drono. Ti vengo dentro col dronino. Io non so che tanto sei andato a nascondere qua da qualche parte. Siccome abbiamo ancora il drone, bravo fratello, sfruttiamolo. Io sento dei passi qua sopra. Guarda, così se mi pushi. Bella, guarda, c'è il pisellino. E infatti sono morti in due di loro. Come ragazzi, ho detto veramente il coglione. Ce n'è uno qua. Lo sento, eh. Ma dov'è? Oh, io lo sento qua, giuro. Porca mia. Tu mamma nuda. Ho fatto male. Mi hanno rotto la botta. Sono morto. Sono mortissimo, raga. Vedete? Quello che sentivo sopra prima è sto qua. Vabbè, sono morto, morto, morto. Non capisco. Esperimento. Sto ricaricando. Attività nemica. Si è droppato dalla botola. Ecco dietro. Oddio, oddio. Aspetta che apro le finestre, lo chiamo. Fratello. Madò che kill. Io vi giuro che non ho capito niente. Siamo rimasti vivi in un contesto difficilissimo. 2-1. Vedete, raga, le critiche fanno solo che solletica, frat Moezze. Anzi, ci danno più stimoli, più cariche. Quanto è forte l'arma di Maverick, oh. A me piace tantissimo quell'operatore lì. Mi trovo molto, ma molto bene. Adesso ho cambiato. Mi sono preso Jäger. Così sperimentiamo, usiamo anche armi diverse. Provo ad accontentare un po' tutti voi qua. Barrichiamo. E non so se rimanere interno o farlo esterno. Cosa dite? Round iniziato. Io devo ancora fare una botola. Mi raccomando, ragazzi, commentate tutti. Fatemi sapere tutti cosa ne pensate di questo videozzo. C'è il bomber che one shot. Infatti l'hanno ucciso. Non devo parlare. Ma si sono uccisi a vicenda quello lì? No, io l'ho detto. Questi qua c'hanno. Ma da dove stanno pushando? Raga, sapete che questi qua contro hanno delle tattiche pazzesche? Ma zio, lanci il lotto. Raga, però non c'è nessun insight. Sai che quasi quasi vado dentro io? Sì, perché pulse fuori, cavere fuori. No, vado dentro? Ecco, lo sapevo. Lo sapevo. Questi qua, ma chi è sua mamma che mi sta chiamando? Signora, non posso adesso! La vengo a soddisfare. La madocina. Mi sa che sono morto, raga, non vorrei dire, ma... Eh sì! Non sono neanche riuscito ad entrare. Questi qui. Vabbè, c'avevano pure il blizzone. Ma ve l'ho detto, questi sono bravi, bravi. Oh. Quando si attacca, però, noi non abbiamo paura di nessuno, Ci siamo ripresi lui. Il signore che fa le differenze. Guarda. Bravo, zio, metti la claymore lì. Guarda, faccio un buco. Al bacio, guarda, Adesso da qua ne secco uno. Mica, momento lo faccio davvero. Vai, vai, spacca e bana, vai, vai. L'ho ucciso! Vabbè, vabbè, oh, incredibile. Anche lui è bello matto, Dai, oh! Raga, spaccate! Ma c'è il bandit che sta mettendo... Io da qua non lo vedo il bandit, però dal buchino. Ne è passato uno là in fondo, Comunque, veramente... Vai, bravi che hanno spaccato. Grandissimi. Non mi piace però perché siamo tutti qua. No, non mi piace, non mi piace, raga. Andate sempre via dalla massa, C'è troppa gente là, quindi... Vai, spacchiamo da qua. Siamo 5 contro 3, ottimo. Prova a dargli fastidio da dietro. Così hanno più fronti su cui si devono difendere. Vanno un po' in tilt. Oh no. Oh la madocina, ma che è? Oh. Bocelli al contrario. Cioè, che cazzo vedi attraverso i muri? No. Sono fortissimo. Sono fortissimo. Chi è che manca? Oh, bandit e... Ultimo nemico rimasto. Manca solo bandit. Ma dov'è? Fuori? No, dentro. È qua dentro lo stanzino? Difendete la stanza e proteggete il corpo. Zio, senti... Ma dov'è? Oh, porca pupazza! Porca tua! Match point! Che partita! Cioè, che partita! Non mi aspettavo una roba del genere. Più che altro non è che stanno facendo... Vedete, chissà quante kill. Siamo primi. Però abbiamo fatto due o tre giocate importanti proprio per la squadra, per portarci a casa dei round. Ancora una volta avete visto col Maverick che se bucate nel punto giusto fate delle kill essenziali. Cioè quello nello stanzino e quello dal garage sono state probabilmente le kill che hanno fatto sì che portassimo a casa il round. Io adesso però non mi faccio fregare, raga, perché prima sono stato esterno. Adesso che c'ho l'Ision metto un po' di acule in giro. Chi è? Oh. Ah scusa, c'ha ragione, non l'ho barricato. C'hai ragione, fra. Dicevo, ho imparato a inquadrare i nemici. E io non mi faccio più fregare. Se vedo che qualcosa va storto, vado in insight e sto dentro. Perché prima il round praticamente gliel'abbiamo regalato. Vai, 5 contro 4. E nessuno? Attaccano tutti da... Brucerà parecchio. Ma io non capisco. Ma dove sono? Sono trofei? Oh, la madò, carneficina. Ma
Ok, metto di qua, Ultimo nemico rimasto. 3 contro 1. Raga, io sto round. Cioè, mi sono guardato. Testicoli. Alla zio. Vieni qua, ti bombettolo. E vacca 2. No, no, no. E vacca, ma non te lo regalo, round. Hanno individuato. Raga, che poi io parlo tanto. Faccio fatica a concentrarmi, perché a me piace farlo stupido. Benissimo. Non ho fatto niente. Ma ci portiamo a casa. Ah, il primo round dove non ho fatto niente. Beh, questi erano bravi comunque. Questi erano bravi. Per poco non siamo arrivati primi, però tanta roba. Ci tenevo, raga, a vincere la partita, perché secondo me abbiamo giocato molto bene. 7 kill e solo una morte. Detto questo, signori, cosa dire? Vivamente spero che vi siate divertiti. Questa per me è la migliore risposta che si possa dare a chi parla tanto ma fatti zero. Come sempre vi ricordo un bel pollicione, un bel commentone. Da pronto mezzo è tutto, un salutone, un abbraccione. Ciao campioni.